coach Giampaolo Di Lorenzo. Allora parte una nuova avventura dell'Azzurro Napoli Basket, un'avventura anche per te, che in sostanza sei head coach della squadra della tua città. È una bella responsabilità, nonché una, come dire, un'emozione particolare, perché mi rendo conto del peso di questo ruolo in una città che ha sempre vissuto anche di pallacanestro. Dopo tanti anni ritornare a ricalcare, anche se una veste diversa, il parquet della mia città, sicuramente è un'emozione che non è quantificabile. Responsabilità che aumenta, il desiderio di far bene è enorme, non abbiamo voglia di iniziare subito. Squadra che a quanto pare è molto competitiva, ottimi risultati nel precampionato. Stamattina però mi dicevi volevi giocare qualche partita in più come gara precampionato. No, abbiamo lavorato molto bene, la società ci ha messo a disposizione tutto per poter lavorare queste 5 settimane in maniera serena, tranquilla. Lo staff è di alta qualità e sicuramente per il mio modo di organizzare la pre-season ha molte più amichevoli. Purtroppo noi abbiamo costruito la squadra tardi, tra virgolette, per fortuna abbiamo costruito anche una buonissima squadra, però l'organizzazione dell'amichevole è stata scarsa perché tutti avevano già il programma preparato e organizzato delle loro amichevoli, e noi abbiamo fatte poche, ne abbiamo fatte 6. Per fortuna giovedì andiamo a giocare contro Caserta, quindi almeno riusciamo a fare qualche altro scrimmage importante. Ti ho chiesto anche un'altra cosa: come fidelizzare i tifosi azzurri, cioè come coinvolgere appassionati e soprattutto i tifosi napoletani in questa nuova avventura dell'Azzurro Napoli Basket. Ma guarda, le parole in queste cose qui, come si dice a Roma, le chiacchiere stanno a zero, quindi noi dobbiamo andare in campo e vincere e fare una bella pallacanestro. So, è stato così a Forlì, dove ho allenato per 3 anni, siamo partiti con 200 abbonati e ce ne siamo trovati 1.500 dopo 2 anni, con 5.000 persone al palazzetto. È stato così l'anno prima a Potenza, quando abbiamo vinto il campionato, avevamo 900 abbonati. È stato così a Omegna, 3 anni che sono stato lì, e quindi l'unica cosa che può far avvicinare la gente alla pallacanestro, a ritornare al palazzetto, non sono solo le amicizie e le parentele che abbiamo qui a Napoli, sono tante, ma è anche la qualità del gioco e le vittorie, e poi dare l'idea di una società stabile e concreta che punta al futuro. Questo sicuramente è qualcosa in più che probabilmente molti tifosi aspettano. Giampaolo, tu vieni da una realtà difficile, quella di Miano, ti ho fatto anche un'altra domanda questa mattina in conferenza stampa. La funzione sociale del basket a Napoli, puoi prendere un piccolo impegno, anche se naturalmente ti devi confrontare con la dirigenza, quella magari di un tour itinerante dei tuoi giocatori, in realtà un po' particolare della nostra città? Ma noi abbiamo bisogno della città e la città ha bisogno dello sport. A mio modo di vedere, lo sport è una delle poche cose che sane, che ti aiuta a risolvere i problemi a qualsiasi età, da problemi fisici piuttosto che problemi di rapporti, non stare insieme e non stare nelle regole. La pallacanestro è uno sport stupendo sotto questo punto di vista. Io ho dato la mia massima disponibilità a qualsiasi evento, a qualsiasi cosa da fare, anche per poter far avvicinare un solo bambino, un solo ragazzo, per toglierlo magari da una realtà, trasferire una passione. Ho ricevuto tanto grazie alla pallacanestro, e non parlo in termini economici, che la pallacanestro non si parla in termini economici, ma si parla in termini di emozioni, di passioni, di un certo tipo di cultura, e se posso ridarlo indietro lo farei con molto piacere. Sono tornato a casa, sono ritornato a vivere a Miano dopo tanti anni, perché comunque sono sempre stato fuori negli ultimi 27 anni, ma la città è un posto che mi ha dato tanto, sono cresciuto anche grazie a quegli insegnamenti, proprio un po' da strada, un po' da playground, un po' da oratorio. Sono disponibile a tutto e probabilmente con la società organizzeremo vari eventi per portare la pallacanestro, ma soprattutto un'idea di cultura sana, di vita sana, di stare nelle regole, che secondo me serve oggi più che mai. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Grazie a voi per il lavoro. Nunzio Sabatino, allora parte una nuova avventura con l'Azzurro Napoli Basket, soprattutto da capitano di questa squadra. Sì, l'ho già detto oggi in conferenza, sono davvero onorato di questo ruolo che mi è stato affidato. Sono onorato perché da napoletano per me è più di un onore essere il capitano della squadra che comunque rappresenta la mia città. Cosa pensi della tua squadra, dei tuoi compagni? Un ottimo precampionato, quali gli obiettivi per questa stagione?
Sì, è stato un ottimo precampionato, la squadra è serena, ci siamo allenati molto bene, anche grazie comunque alla società che ci ha sempre messo a disposizione una struttura per svolgere il nostro lavoro. La squadra penso che sia inutile ora nasconderlo, sulla carta in questo campionato è una delle squadre da battere. Ora dare tanti obiettivi, non male che il nostro obiettivo della società, dello staff, dei giocatori è quello di provare a vincere ogni domenica, perché comunque la piazza di Napoli dopo tutto quello che è successo merita questo e pian piano cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. Si parla probabilmente che c'è qualche problemino per il Palabarbuto, non ti voglio coinvolgere su questo, ma se si dovesse giocare per esempio a San Giorgio tu verresti praticamente a piedi. Sì, verrei praticamente a piedi perché San Giorgio è praticamente un palazzetto che è nella mia zona, però sono fiducioso perché penso che la società riuscirà a risolvere questa pecca che ci sta, diciamo, un po' mettendo i bastoni fra le ruote. Però anche se dovesse succedere una roba del genere sono anche fiducioso che, anzi spero che la piazza risponderà nel modo giusto, perché se lo merita Napoli ce lo meritiamo anche noi che stiamo lavorando finora. Ecco, cosa ti sei di dire ai tifosi napoletani e agli appassionati di basket partenopei? Come coinvolgerli a partire già da domenica prossima? Ma questo penso sia un anno importante soprattutto per i tifosi, per Napoli. Noi daremo il tutto per raggiungere il nostro obiettivo, che è sicuramente quello di portare Napoli ai livelli che gli spetta, però questo non si può fare solo con una società alle spalle, con sponsor o con giocatori di categoria o di categoria superiore, si può fare soprattutto con la passione, con l'apporto del pubblico, che penso a Napoli sia la cosa principale. Io l'anno scorso ho seguito le Final Four della Serie B, ho seguito realtà come Siena, dove ho giocato, come Bologna, dove la passione comunque dei tifosi ha aiutato tantissimo la squadra ad arrivare dove sono arrivate. A me piacerebbe vedere questo, cioè la passione del vero tifoso napoletano, dove segue Napoli ovunque, che sia Serie B, che sia Serie A, che sia Serie C, perché comunque giocare a Napoli non è come giocare da qualsiasi altra parte. Napoli è Napoli e c'è bisogno della passione del pubblico per raggiungere gli obiettivi che tutti vogliamo raggiungere. Con il presidente Maurizio Barbi dell'Azzurro Napoli Basket parliamo della nuova stagione della sua squadra. Allora, quali sono le prospettive per la stagione 2015-2016? Un campionato di Serie B che è secondo me il passaggio obbligato per cercare di riprendere finalmente il filo di una situazione che si era persa nell'ultima stagione, passaggio doloroso ritornando in un campionato che forse in questo momento devo riconoscere meritiamo, ma deve essere secondo me un trampolino per poter immaginare una ricostruzione societaria e soprattutto di un progetto che era iniziato 2 anni fa con degli aspetti e degli auspici completamente diversi. Sappiamo bene qual è stata la storia dell'ultimo anno, abbiamo ripreso per i capelli questa società e speriamo di portare avanti un progetto serio. Per quanto riguarda la parte tecnica però è stato varato un ottimo roster per questo campionato di Serie B. Queste sono competenze che lascio ai commenti degli esperti. Allora, anche visto il precampionato, dove la squadra si è esibita ad altri livelli, non fa punti in classifica, però le premesse sono buone. Io l'ho seguito tutto quanto il precampionato e devo dire che sicuramente è un roster che per la categoria è un lusso, anche per la lunghezza della squadra, e l'ho visto in tutte le amichevoli dove sicuramente altre compagini di altri campionati più forti del nostro o anche del nostro stesso campionato e di altri gironi sicuramente facevano fatica nel momento in cui si utilizzavano diversi giocatori della nostra squadra, mentre gli altri hanno roster molto più ristretti che fondano molto sui giovani. È una squadra completa che ritengo che il duo di Lorenzo Betti abbia composto in maniera importante, giusta, con una buonissima chimica, e soprattutto quello che ho notato è che si è creato un bellissimo gruppo tra i ragazzi, che non è sempre una cosa scontata. È il caso di fare un appello ai tifosi a partire da domenica prossima, dalla prima gara di campionato, per coinvolgere, visto che la squadra è veramente forte, quindi vale la pena di andarla a vedere? No, io non faccio appello ai tifosi perché ritengo che sia ci sia bisogno che la squadra dia dei risultati, che la società dia dei risultati soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione, della competenza e del rispetto di quelli che sono gli obblighi che una società sportiva deve avere. Il tifoso, e io sono sempre stato un tifoso, inevitabilmente è vittima del risultato.
se noi meriteremo un seguito da parte dei tifosi, probabilmente ci saranno molte persone che verranno a vedere la partita. L'amante della pallacanestro, quindi lo zoccolo del tifoso, c'è sempre stato. Dovremo convincere il resto delle persone, che dovranno capire che avere una società sportiva prevede dei sacrifici, degli impegni, e i risultati poi sono quelli che fanno venire più gente al palazzetto. Mi permetto di aprire una parentesi: bisogna convincere anche altre persone molto più in alto, che pare che non abbiano ricevuto appieno l'importanza di una squadra di basket nella nostra città. Ma il basket non è una realtà che può interessare le istituzioni, soprattutto a grandi livelli. Noi siamo figli solamente di una realtà sportiva come il calcio, il resto io non chiedo più niente alle istituzioni. Io ritengo solamente di aggregare quanto più persone intorno a questo progetto, cosa che ho detto fin dal primo giorno, perché non immaginavo assolutamente e non ritenevo di dover fare un percorso totalmente da solo. Oggi ritengo sinceramente di aver iniziato un percorso dove tanti imprenditori, amici si sono messi insieme a noi in questo gruppo che lavora tutti i giorni, vi posso garantire, con grande impegno, anche se per un campione di Serie B. Le istituzioni non considerano la pallacanestro come uno sport che possa essere importante di richiamo e che sia veramente inserito nel tessuto sociale. Quindi tutto quello che dobbiamo fare da oggi in poi è soltanto basato sui nostri sacrifici, su quella che è la nostra volontà di fare sport a Napoli. Poi tutto quello che verrà per me sarà veramente, come si dice a Napoli, trovato a terra. Siamo con il GM dell'Azzurro Napoli Basket, Pier Francesco Betti. Allora, direttore, una presentazione questa mattina a cui ha assistito la stampa, questa sera l'incontro della squadra, della società con i tifosi, quali sono le sue prime sensazioni in merito? Ma sicuramente due momenti distinti, però che ci sembrava doveroso fare, uno per la stampa questa mattina e due per cercare di riportare un po' di entusiasmo, che chiaro verrà tramite i risultati, però anche una serata come questa può aiutare sicuramente. Al termine della campagna acquisti, il suo punto di vista su questa squadra che ha costruito in non pochissimo tempo, ma che comunque si è già dimostrata nella pre-season una squadra in grado di ambire alle primissime posizioni nel campionato? Sì, la squadra in questo momento certamente nella parte così di questa stagione ha dimostrato di poter competere e di poter avere un ruolo primario in questo campionato. Sappiamo però benissimo che da domenica si azzera tutto, e perciò l'obiettivo di adesso deve essere assolutamente di resettare e cominciare da zero. Ecco, domenica ci sarà la Luis Roma, che impressione le ha fatto, che avversario è la Luis Roma? Napoli ha le carte in regola per vincere questa partita, forse sulla carta parte favorita? Sì, questo può essere un bene, può essere un male. Io giorni fa, proprio parlando con la squadra, ho detto che forse il vero avversario sarà il Napoli Basket, perché se noi affronteremo le partite pensando che siano facili, credo che il percorso sarà breve. Dovremo affrontare ogni partita ma non è solo un modo di dire, dovremo affrontare ogni partita col giusto appiglio, in un campionato difficile dove vinci e poi alla fine non hai vinto niente, perché devi vincere il tuo girone, i playoff, cose. Perciò questo deve essere un po' la mentalità che ci accompagna per tutto l'anno. Coach Di Lorenzo questa mattina ha affermato che non conta la categoria di appartenenza, ma conta vincere per avvicinare il pubblico, quanto più possibile il pubblico alla squadra. Lei è d'accordo su questa affermazione? Sì, aggiungo anche che il fatto che poi io sia tornato è sicuramente perché non ho guardato la categoria in questo momento, perché la Serie B non l'ho mai fatta, ma proprio perché in una piazza del genere credo sia importante ritornare agli antichi fasti di una volta, e perciò, come ha detto il coach, in questo momento l'obiettivo è vincere sul campo e vincere anche fuori come società, per ricreare un minimo di credibilità che purtroppo negli ultimi anni si è andata un po' persa. A proposito di questo, lei appunto ha firmato un triennale, quindi questo la dice lunga sul rapporto che ha con la società, ma lei si sente di promettere qualcosa in conclusione ai tifosi per quest'anno e per le prossime annate? Ma io posso promettere che assolutamente la squadra farà il massimo sul campo, posso promettere il massimo dell'impegno da parte mia perché al di fuori si costruisca una società seria. E poi è chiaro che spero che questi due così binari alla fine si incontrino in un grande successo nelle finali di Montecatini.